Amici di Arend, scontro al vertice tra ERC e pensionati. Io sono Leonardo Zullo e vi racconterò il match della sesta giornata di Unileague. Apre le danze Adamo, l'1-2 da fuori area e poi il destro, non può nulla, Kanté fermo immobile sulla linea di porta. I pensionati si fanno minacciosi con De Luise che poi trova il gol sull'assist del compagno, il suo sinistro bacia il palo ed entra in rete, meravigliosa la rete del 69. Squadra maglia rossa molto più attiva in fase offensiva, sempre pericolosa, minacciosa nell'area di rigore avversaria e Santo Paolo deve bloccare le conclusioni avversarie. In questa circostanza la mette in corner, poi ad inizio secondo tempo arriva la rete di Adamo che approfitta dell'errore dell'uscita di Kanté a vuoto e quindi va a segnare il 2-1, ma poi cambia totalmente la partita. Qui Kanté blocca in due tempi la conclusione sempre di Adamo dalla distanza e arriva poi la rete di De Luise che ancora una volta trafigge Santo Paolo, quindi pareggia i conti pensionati fino ad arrivare al gol che ribalta il match con Pucci che segna il 16° del secondo tempo. Poi la punizione, sbaglia Santo Paolo e a due passi dalla rete non può sbagliare Giorgio che insacca e porta in vantaggio i suoi compagni. Proprio allo scadere ha l'opportunità ERC per accorciare il passivo, ma termina così 4-2 per i pensionati che ribaltano il match e si portano primi in classifica.